Ciao amici gatti e amici gatte, siamo qui con la dottoressa Francesca Serena, che è vicepresidente di Anfi Toscana e con il suo siamese. Allora, parliamo un po' di questa bellissima razza. Allora, i siamesi sono una razza molto particolare e eccezionale, direi. Il siamese è una razza abbastanza antica, è una delle prime razze che è stata importata in Europa alla fine del 1800 e si è subito determinata come gatto particolarmente sensibile, intelligente e vivace, e quindi è piaciuto moltissimo alle persone e è diventata una razza molto allevata e molto presente nelle case. Poi in seguito ha avuto un po' una decadenza e in questo momento non ci sono moltissimi allevamenti di siamesi, però noi siamesisti stiamo cercando di migliorare le caratteristiche della razza e soprattutto di fare dei soggetti sani, belli e comportamentalmente eccezionali come il vero siamese. C'è un po' di confusione circa l'aspetto di questo gatto rispetto a un'altra razza, se vogliamo, che spesso è denominata siamese ma non lo è. Allora, si sta parlando del Thai, che è un gatto color point, è un gatto diverso da quello che il siamese è adesso. Il siamese FIFE, quindi della Federazione Felina Internazionale Europea, è un soggetto dai caratteri e dai tratti somatici allungati, quindi una testa triangolare, orecchie grandi, larghe, abbassate, e coda molto lunga, e quindi un dolico morfo, intendendosi come tale gatto con morfologie degli arti e del corpo allungati. Il Thai, che ha una colorazione simile, cioè il point, che vuol dire che ha un mantello più chiaro e le estremità più scure, è un gatto che invece è più cobby, cioè più compatto e più raccolto, ha una testa meno lunga, quindi sono soggetti completamente diversi morfologicamente parlando. Tu quanti ne hai in casa? Io ho una decina di soggetti, dei riproduttori, dei soggetti neutri, perché comunque una casa grande ci possono stare bene, sono gatti che vanno anche all'esterno, io ho un giardino dedicato completamente a loro, recintato. Sono gatti estremamente attivi e vivaci, non sono gatti per tutti, perché sono gatti che ti entrano nella vita e pretendono di essere al centro in ogni singolo momento del giorno e anche della notte, volendo, della vita del loro proprietario. Sì. Ho sbagliato, perché il proprietario nei siamesi non si dice, i siamesi hanno i loro umani che possono fare il loro staff, ma comunque non si possono dire proprietari. In casa i padroni sono siamesi. Certo, vediamo che è molto vivace. Sì. Come si chiama lui? Lui è Lunar Kedi Samir, viene dalla Russia, è uno dei miei riproduttori, è un seal point, il che significa che ha le estremità scure, cioè nere, un colore nero focato, e il mantello color caffè. Poi ci sono altri colori, che sono il chocolate point, dove il mantello è più chiaro e le estremità sono color cioccolata, il blu, che è una diluizione del nero, è una forma di grigio scuro, grigio piombo, e poi abbiamo il lilac, che è una colorazione molto particolare, molto bella, dove il mantello è color bianco ghiaccio e le estremità sono di un color malva molto delicato, molto particolare. Gli occhi dei siamesi hanno una luce brillante in un profondo color azzurro, e addirittura i soggetti lilac hanno delle sfumature degli occhi viola, quindi sono splendidi. Molto belli. So che sono anche molto chiacchieroni, giusto? Assolutamente. Sin da cuccioli, da gattini fino ad adulti, loro si esprimono moltissimo, hanno un rapporto proprio verbale con i proprietari, oltre che fisico, e quando torni a casa ti salutano, ti parlano, vogliono sapere come stai, cosa hai fatto, gli devi rispondere, devi parlare con loro. Se la notte gli viene in mente di fare una chiacchierata, ti svegliano e vogliono farsi una chiacchierata. Sono soggetti che dimostrano
dimostrano di conoscere il significato proprio di alcune parole, come per esempio pappa, che quello è un classico, oppure se va fuori, e hanno un rapporto molto stretto verbale con i loro umani. Molto particolari, sicuramente pappa lo capiscono un po' tutti i gatti, gioco, particolarmente i siamesi. E, è possibile conoscere un range di prezzo per questa razza? Come tutti i gatti di razza, intendendosi per tali gatti che hanno un certificato genealogico, allevare in salute e bellezza un gatto ha un costo ben preciso e ben definito. Quindi si va da un range di 800-900 euro per un cucciolo pet, fino ad arrivare a 1000-1200 euro per soggetti che possono fare esposizioni. Ovviamente i riproduttori costano molto di più, però sono solamente per pochi, nel senso che la riproduzione nel gatto ha delle specifiche molto particolari che possono essere gestiti solamente da persone con delle competenze, quindi degli allevatori certificati, e allora lì ovviamente si parla di soggetti con delle caratteristiche tali per cui i prezzi sono prezzi da allevatori. Certo. Bene, c'è qualcos'altro che vuoi dire su questa razza, su Anfi, sull'associazione degli allevatori? Allora, io faccio parte di Anfi, che è l'associazione nazionale felina italiana, Anfi Toscana nella fattispecie. E noi facciamo tutta una serie di eventi, manifestazioni, mostre, esposizioni. Siamo un'associazione molto attiva, siamo tantissimi soci, è l'associazione più grande d'Italia in questo momento, e i nostri pedigree sono pedigree di soggetti che sono riconosciuti in tutta Europa. Apparteniamo alla Federazione Felina Europea, e quindi le esposizioni che facciamo sono internazionali. I nostri soggetti sono molto belli, quindi vi invito a venire alle esposizioni Anfi, che ci sono in tutta Italia, e a vedere i nostri gatti. Ovviamente io ve lo dico subito, se conoscerete i siamesi, poi sarete assolutamente e patologicamente indotti a prenderne almeno uno, e poi uno non basterà, e quindi siete avvertiti. L'avvertimento c'è stato. Però ne vale la pena. Ne vale la pena. Bene, ringrazio molto la dottoressa Francesca Serena. Grazie a te, grazie a tutti. Ringrazio questo splendido micio, e ciao amici gatti e amiche gatte.